A Battipaglia preoccupa il livello del fiume Tusciano, cresciuto per via delle forti piogge e costantemente monitorato dalla Protezione Civile, giunta nei vari punti critici per verificare la situazione. L'attenzione in ogni caso resterà massima anche nelle prossime ore, visto il perdurare della perturbazione sull'area salernitana. Appena abbiamo visto il livello del fiume aumentare in maniera brusca, abbiamo allertato tutte le zone che possono essere interessate da un'esondazione del fiume Tusciano stesso, quindi Viale De Crescenzo, piazza Cacciatore in modo particolare. I punti continueranno ad essere presidiati, naturalmente oltre a noi è interessato tutto il centro operativo comunale, che ormai è un anno attivo in H24. L'allerta media è prevista fino alle ore 24 di oggi, ma di certo arriverà un'ulteriore allerta per le prossime 24 ore. Questo ci preoccupa perché veniamo da settimane di piogge, anche se fortunatamente abbiamo avuto alcuni giorni di respiro, però i terreni sono saturi. Il Battipaglia è a valle del fiume Tusciano, quindi è un vasto bacino idrografico, quindi può sembrare strano, però anche se a Battipaglia non dovesse piovere, noi stiamo a valle dei Monti Picentini e quindi tutto ciò che è acqua poi si riversa sul nostro territorio. Questo è anche motivo dei lavori che si stanno facendo nell'alveo del fiume Tusciano. Questa mattina, anche se i lavori sono in corso d'opera, l'alveo che si deve allargare presso via Clarizia alla fine si è rivelato già di grande aiuto, perché il fiume è esondato, ha tracimato oltre l'argine e quindi quell'acqua in più che è arrivata in quei 15-30 minuti ha decantato nell'argine che è stato allargato.